Buongiorno a tutti da Lux65. Oggi un video dedicato ad un fumetto che ogni tanto viene dimenticato, ad un creatore di personaggi, sceneggiatore, regista, scrittore di libri, eccetera, 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 che è come Max Bunker al secolo Luciano Secchi, classe 1939. Ogni tanto nel marasma generale di fumetti che escono al giorno d'oggi e che uscivano anche, perché in passato ne uscivano molti meno, ci si dimentica di questa colonna portante. In occasione dell'acquisto di questo numero di Alan Ford, di cui il numero 634, che si intitola La fine di un'era, La fine di un'era, mi è venuto in mente di dedicare un video non solo ad Alan Ford e alla sua strampalata gang, ma anche a un grandissimo del campo del fumetto come Max Bunker. È uno pseudonimo usato da Luciano Secchi, che ha creato dagli anni 60 in poi una miriade di personaggi che hanno non soltanto Alan Ford nel 69, Criminal, Satanica, avvalendosi dell'aiuto di grandi disegnatori come Magnus, ma ha anche dato spazio molto alla creazione di personaggi femminile come Beverly Kerr, Pepper Russell, a dimostrazione che è sempre stato un editore molto attento, un creatore di personaggi molto attento, molto molto avanti, che forse viene nominato poco, poco su YouTube, dove si parla molto spesso dei manga giapponesi. Per carità, nulla da togliere ai grandi autori di manga giapponesi, ai fumetti giapponesi. Si parla molto di Marvel, si parla molto di DC Comics, di Batman, di Superman, di Spider-Man. Ragazzi, ma se non ci fosse stato lui, tal Luciano Secchi, noi, i supereroi in Italia, negli anni 70, non ce li avremmo mica avuti, perché fu da una sua idea, una sua intuizione, coadiuvato ovviamente dall'editoriale Corno, a portare in Italia i supereroi. Tutti i supereroi della Marvel, ovviamente, lui si occupò di portare in Italia l'Uomo Ragno, che era uscito nel 1962, approdò in Italia credo nel 1970, e di lì fu un diluvio di personaggi: Capitan America, i Fantastici 4, Devil, Hulk, i Vendicatori, i Difensori, Thor, eccetera, eccetera, eccetera. È all'interno di questi quindicinali, di questi mensili, trovavi non soltanto l'Uomo Ragno, ma anche dei comprimari tipo il Dottor Strange. Così ci siamo fatti tutti, da bambini, da ragazzini, io intorno agli 11-12 anni, perché erano fumetti un pochettino più adulti rispetto al Topolino classico, anche se già magari leggevo un po' Zagor, che preferivo a Tex. Una volta i fumetti si trovavano in casa dei parenti, tu andavi dallo zio, dal cugino, magari più grande, trovavi sempre fumetti. Molte volte ti piacevano, molte volte meno. Per esempio, io trovavo spesso Diaboliche. Diaboliche non è mai stato un personaggio che da bambino ha incontrato i miei gusti. E quindi, dovendo parlare di Alan Ford, abbiamo fatto una piccola introduzione sull'autore di Alan Ford. E questo numero comprato ieri, La fine di un'era, dove, per chi è conoscitore
dell'ultimo, diciamo, ventennio, forse sì, ventennio di Alan Ford, sa che Minuet è la compagna, la sposa di Alan Ford. In passato Alan Ford ovviamente non era sposato, non agiva a singolo. Diciamo che per un creatore di sceneggiature e di storie come Max Bunker, che crea tutte le sue storie, quindi tanto di cappello a te, perché molti altri si avvalgono di tantissimi sceneggiatori. La Bonelli non ha un solo sceneggiatore di fumetti, la Malve non ha un solo sceneggiatore di fumetti. Lui è praticamente, ha creato tutto quello che leggiamo, e siamo arrivati al numero 634, e tenendo conto che non è l'unico personaggio da lui creato, sono miriadi e miriadi e miriadi di sceneggiature e di invenzioni e di libri e di un sacco di cose, di un sacco di cose. Che dire di questo numero? Diciamo che da ogni fumetto ovviamente, complice la mancanza di soldi che c'è stata in quest'ultimo ventennio, l'Italia sicuramente non è diventata più ricca di quanto era negli anni 70, dove magari c'era meno concorrenza dovuta a videogiochi, manga, eccetera eccetera. Insomma, tutti i fumetti sono andati un pochettino in calo, quindi ci vogliono sempre degli escamotage per cercare di sopravvivere, soprattutto quando le serie sono lunghe. Ne sa qualcosa Zagor, ne sa qualcosa Tex, ti devi sempre inventare qualcosa. Ne abbiamo visto tutti: la morte di Superman, la morte di Wolverine, la morte di Spider-Man. I personaggi dei fumetti muoiono, 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 ma sono personaggi di carta, personaggi di fantasia, personaggi che a volte possono tornare. All'epoca entrò di prepotenza Minuet nella vita di Alan Ford, era un personaggio veramente forte, fece ovviamente aumentare anche le vendite di Alan Ford, diede linfa nuova ad una serie che probabilmente, come tutte le serie, si stava un pochettino spegnendo. Ricordiamo che i componenti del gruppo di Alan Ford sono il numero uno, la Cariatide, Geremia, il Conte Oliver, eccetera, eccetera, eccetera. Nel passato addirittura c'era Cirano, Squitti, e io adoravo le storie del Cirano e non ho mai capito perché il cagnolone sparì e non fu più riproposto, magari se magari qualcuno della Max Bunker vedrà questo video, cosa un po' improbabile, chi lo sa, anche ripescare il cagnolone potrebbe essere una bella cosa. Ricordiamo che Clodoveo, il pappagallo, è stato spesso ospite fisso, ma si sono alternati anche Otto Groove, Tedesco di Cemania. Diciamo che con l'avvento di Minuet, che era una ventata nuova anche di femminilità in una serie che non aveva protagoniste donne, salvo avere qualche nemico o qualche sporadica apparizione di qualche presenza femminile, non aveva una presenza fissa di un personaggio femminile. Ma Minuet col tempo si è fatta amare dal pubblico di Alan Ford, perché è una maga, quindi ha poteri che possono essere ben sfruttati in un contesto fumettistico, perché è una ribelle, perché è un'orfana, perché ha vissuto una vita fatta di stenti come lo stesso gruppo TNT, e perché poi chi segue la serie saprà perché poi si unirà nell'arco di tantissimi episodi ad Alan Ford, facendo sì che venisse un po' messo da parte il gruppo storico del gruppo TNT. Sì, ogni tanto ritornavano Cariatide, ritornava Geremia, ritornava Otto Grunf, ritornava soprattutto il numero uno, tornava spesso, ma non agivano più da gruppo, perché agivano più Alan Ford e Minuet.
come gruppo di investigatori a sé stante. Magari qualcuno l'ha apprezzato, magari qualcuno questo cambiamento non lo ha apprezzato, ma nell'ambito dei fumetti, come dico sempre, ogni tanto qualche cambiamento giova, giova. È vero, magari sono cambiamenti che se durano troppo nel tempo possono anche non piacere. Adesso, questa svolta con la morte di Minuet, cosa capiterà sulle pagine di Alan Ford? Qualcuno magari dirà: ma perché è stata fatta morire Minuet? Ricordatevi che nel fumetto è soprattutto che è una maga, quindi non è detto che non ritorni, o che sia chissà dove. Io ancora questo fumetto non l'ho letto. Tornerà quindi il gruppo TNT, preponderante nella serie Alan Ford, come era prima dell'avvento di Minuet, che accantonò un po' il vecchio gruppo, e chi lo sa, chi lo sa. Io intanto gli Alan Ford li compro, li compro. Mi manca qualche ventina di numeri degli ultimi, sapete com'è la mia politica di cercare di comprarli, cercando di risparmiare un pochino, ed essendo un fumetto un pochettino meno visibile ogni tanto nei posti che bazzico io ogni tanto, qualche numero me lo perdo, ma questo ieri l'ho cercato perché avevo capito che c'era una svolta importante nella serie, quindi alla fine di un'era. Un nuovo escamotage dell'autore di Alan Ford per invigorire di nuovo la serie, qualsiasi cosa sia, è bene accetta. Io non sono uno che amo le serie fossilizzate sempre all'interno delle solite cose. Siamo in un periodo storico dove le cose sono già vecchie, dopo 2 giorni, quindi ben venga e un grazie a Max Bunkero, che sia Luciano Secchi, per l'universo che ha creato, per averci portato in Italia soprattutto i supereroi, grande intuizione nel pensare in anticipo questi piaceranno in Italia, e un grandissimo grazie all'editoriale Corno. E vedremo che cosa succederà sulle pagine di Alan Ford. Già mi spiace per Alan Ford, che è sempre nell'arco della sua carriera fumettistica è stato molto sfortunato, non è mai stato un personaggio fortunatissimo, eccettuato che da quando è entrata nella sua vita Minuet. Mi spiacerebbe un pochino che ritornasse sfortunato, perché molti di noi si sono rivisti nelle traversie di Alan Ford. E quindi leggete Alan Ford, scoprite cosa succederà dopo la fine di un'era, ne comincerà sicuramente un'altra. Un saluto da Lux65 e un saluto a tutti gli amanti di Alan Ford. Ciao, se vi è piaciuto il video mettete like, e se vi piace il mio canale, iscrivetevi.